Bubble non è soltanto bollicine, bubble non è soltanto effervescenza, bubble è gusto, piacevolezza e italianità. E quindi siamo con Stefano, buongiorno. Un produttore di caffè, no? Che sta lanciando un nuovo prodotto sul mercato italiano e spero che diventi amico di Bubble, partner di sì. Bubble. E però lascio a te la parola per raccontarci che cosa ti sei inventato. Allora, non è che mi sono inventato qualche cosa di il caffè lo beviamo da genere. Bravissimo. Mi sono inventato una formula per spiegare il caffè e quindi calcola che sono 30 anni che suono i campanelli e le porte, perché è da lì che sappiamo veramente se un prodotto è buono. Da lì ho deciso di fare un prodotto completamente diverso, quindi stando attento anche all'ambiente, la prima capsula compostabile, quindi che si getta proprio nell'umido ed è certificata, e il primo caffè al mondo biodinamico targato Demeter. Demeter è l'associazione mondiale che certifica il biodinamico. Il biodinamico, come vede, nasce questa arabica che è un Honduras. Il biodinamico avviene in questo modo: ci sono delle piantagioni dove all'interno il concime viene fatto solo dagli animali all'interno, viene fatto un raccolto solo all'anno, non è lavato ed asciugato, quindi un prodotto molto manuale. Nasce questo prodotto con un retrogusto di mandorle caramellate, con una bassissima acidità, quindi anche la bocca rimane bella pulita, un grandissimo prodotto. La scelta di avere Demeter come certificazione è perché, tu lo sai bene, è un conto dire una cosa, è un conto che qualcuno la certifichi che è veramente così. E noi abbiamo scelto, dopo lungo tempo, che non è stato semplice, la certificazione mondiale che dicesse sì, siamo veramente così. Questo è un grande risultato, perché spesso quello che io combatto, e ho avuto conferma che almeno quello che te mi stai dicendo è, ho visto il certificato e quindi lo è tale, è che molta gente si camuffa da biodinamici, no? si danno una parvenza biologica o biodinamica, invece negli effetti pratici poi tutta una serie di infrastruttura della filiera produttiva. Bravo. Ha delle pecche che indubbiamente difficilmente loro evidenziano. Esatto. Nel tuo caso, da quello che capisco, invece è stato la filiera completamente. Esatto. Tu mi insegni che anche nel vino, ad esempio, dove tu sei maestro, è impossibile fare il bio o il biodinamico di ettari e ettari di terreno. È impossibile che ci sia. Le certificazioni, soprattutto quelle serie, servono proprio a dire attenzione, è veramente così, non è che abbiamo sforato, hai capito cosa mi tengo? Chiaro, questo passaggio qua nasce da anni, nasce da varie collaborazioni con aziende di cui io sono il commerciale puro, quindi Libero Mondo ad esempio, che è un'azienda che è ecosolidale, perché il nostro prodotto, non ti nascondo, noi lo paghiamo anche il giusto all'Honduras, perché convieni con me che la gente viene qua perché non sta bene sul loro posto, noi cominciamo a pagare il giusto, che il giusto non significa tanto, significa un dollaro in più, che per noi non è niente, ma per loro è veramente tanto, significa quando il reddito è un dollaro al giorno, capisci, è veramente tanto, significa che le nuove generazioni stanno già crescendo, perché loro hanno solo caffè, insegnandogli a fare il prodotto sempre migliore, come se fossero nelle cantine, ogni anno la vita deve diventare migliore. Tutto qua. E allora, signori, buon gusto e buon caffè a tutti.